ama, non mi ama, mi ama, non mi ama, mi ama. No, non ti ama. Buongiorno, chef. Buongiorno, buongiorno. Però ti rincuriamo noi, non ti preoccupare. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno. Ti rincuriamo noi perché mi ama, mi ama. Il pubblico che ti ama. Il prezzemolo mi ama. Il prezzemolo, ma anche il nostro amatissimo pubblico di Mattia Noè. Buongiorno, bentrovati buongiorno, nella nostra cucina. Buongiorno. In realtà il buongiorno che, ecco, ripeto in questo momento è per darlo sicuramente a voi, ma soprattutto a lui, a Chef Erio. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. È il momento della giornata più atteso per me. Io mi diverto tantissimo. Si mangia, perché si mangia, si mangia, si mangia, si mangia. Cosa si mangia oggi, chef? Cosa ci prepari di buono oggi? Guarda lì, cosa abbiamo portato vediamo. Di penne integrali allora, oggi. Allora, sì, ci sono delle penne integrali bio. Bio. Ho aperto pure, guarda. Guarda, ricche di fibra. E vanno bene per la dieta. Brava. Poi così ne possiamo mangiare qualche... Non stona però, secondo voi? Poco. Ho risparmiato il burro oggi, eh. Non c'è il burro però. Dobbiamo vedere perché magari poi nitine lo metterai. Poi forse. Abbiamo dei pomodorini. Datterini, sì, sono zuccherini. E carciofi. E poi i carciofi. Questi qua sono carciofi che abbiamo comprato direttamente al supermercato. Eccolo qua, a spicchio, surgelati e quindi di facile reperimento da MD. Si compera e si prepara immediatamente la ricetta oppure quello fresco. Quindi a voi la scelta. Da MD abbiamo quindi comperato questi ingredienti. Abbiamo comprato. Facciamo più bella figura, si dice. Abbiamo comprato. Si dice abbiamo, facciamo più bella figura. Allora, fra poco... Domani mattina ti mando un messaggino e vai a fare la spesa. Chef, lo sai che devo essere presto qui, altrimenti okay, mi sgrida. Allora vado a fare la spesa. Però abbiamo comprato perché lo decidiamo insieme. Vediamo, non è vero, stiamo ricetta, scherzando. Dai. Vediamo la ricetta, forza. Prepariamo quest'oggi con questi ingredienti, questo piatto gustosissimo, ovvero delle penne integrali o di kamut, carciofi e pomodoro. Per 4 persone avete scorto già gli ingredienti, occorreranno 4 carciofi, 400 grammi di pomodorino datterino, 100 grammi di acqua, uno spicchio di aglio, poi del basilico, del sale e del pepe. E chissà quale altro ingrediente in corso d'opera Chef Erio adopererà. Già cominciato. Peperoncino. Non è mai preciso. Ma perché questa cosa? Ma sai perché? Ci deve tenere, capito? Sulle spine, su spazio. Le idee mi vengono mano a mano. Perciò non perdetevi questo spazio. Proprio i passaggi, tutti i passaggi particolari. Perché Chef Erio poi decide, ha un'idea. Ed eccola allora, lì, et voi l'atto, come dice lui. Brava. Per cui sul ricettario appuntatevi allora, anche l'ingrediente aggiuntivo. La prima cosa necessaria di oggi, caliamo la pasta, questi hanno una cottura un po' più lunga, 9 minuti. Non è lunghissima, ma qualcosina, qualche minuto in più delle altre. Allora, la pasta utilizzata è quella integrale e non storcete il naso perché c'è... Guarda, sono buonissime. Però diciamo... Sono appunto ottime. Per questo dico al pubblico non storcete il naso, soprattutto anche i maschietti. È un'alternativa per i bimbi. Soprattutto i maschietti, perché magari dicono magari alla moglie o alla compagna: che devo fare con queste penne integrali? La dieta la devi fare tu, non la devo fare io. Solo per la dieta. Perché non la provate e poi giudicate? Brava, eh? Assolutamente non solo per la dieta, eh. No. Anzi, un piatto per fatto per bene, con mangiare sano. Esatto, mangiamo sano. Poi basta una volta, dai, a settimana. Provate anche quelli di kamut, che sono eccezionali. Io quelli di kamut, per esempio, non li ho mai provati. Sono molto simili, ma sono più gustose, te lo assicuro. Sono un po' più Hanno gustose. Un po' di cottura ancora più lunga, circa un quarto d'ora. Ovviamente la tipologia di farina che cambia nella lavorazione. Ma sono ricche di fibre. Ricche di fibre. Quindi linea bio per quanto riguarda la pasta, ma in realtà linea bio per quanto riguarda anche l'olio, perché noi in questo periodo stiamo cucinando con olio extravergine bio. Della linea bio, sempre guarda. MD. Facciamolo vedere così pedissequamente potrete ripercorrere la ricetta linea. Di È oggi e quelle precedenti. Molto buona come linea. Io ho provato l'olio. L'olio eccezionale. Mi piace l'olio a crudo. Corposo. Anche sull'insalata, tra l'altro da MD noi troviamo l'insalata già preparata, già in ATM, lavata. Sì, facile da pulire in ATM. Facilissima, un poco di olio e un poco pizzico di sale. L'olio bio è leggerissimo, davvero leggero, provatelo. Poi allora, ecco, fateci sapere magari anche sulla nostra pagina di Facebook Mattina 9 o ancora redazione mattina9@gmail.com se invece voi utilizzate un'altra linea di prodotto che troverete sempre al mercato
parlato di MD, esatto, e magari motivando il vostro gusto. Allora, nel frattanto, chef Ferio, abbiamo utilizzato dell'aglio, dell'olio, semplice aglio, un po' di peperoncino, l'ho notato, sì, e abbiamo già calato la pasta perché necessita qualche minuto in più. I carciofi sono surgelati a spicchi, per esatto, cui... ma possiamo usare anche quelli freschi, non c'è problema. E il procedimento l'abbiamo spiegato l'anno scorso. Lo ricordiamo, chef? Ciotola d'acqua fredda, uno spicchio di limone, bravissimo, uno spicchio di limone. Vedi che ho imparato a cucinare. Un po' di sale, le mondiamo sotto l'acqua, le puliamo per bene, vi ricordate, dal torsolo a scendere. Proprio Rosaria stamattina mi ha chiesto come si pulivano i carciofi. Vedi, allora l'abbiamo detto la nostra Rosaria. Allora, però in realtà lo stiamo dicendo anche alle neospose o anche a tutte le donne. L'abbinamento carciofi pomodorini. Maschietti. Esatto. Non è molto amato. Però, perché? Guarda, è un abbinamento che non si usa di frequente. Però io vi assicuro che è un abbinamento eccezionale. Esatto. Guarda, pomodorino però rigorosamente datterino dolce. Il datterino anche questo sì, è dolcissimo. Vuoi assaggiare? No, grazie. Voglio assaggiare il piatto finale. Sì. Quello sì, questa volta lo devo assaggiare. Quindi datterino è specificato, non siate... Oddio, ecco, troviamo i ciliegini. Non siate distratti, no. Perché magari il sapore poi non è dolce come tu adesso stai appunto dicendo a chi ci sta guardando. Per cui il risultato non è positivo e dicono no, ma che piatto ha preparato Chef Ferio? Invece cerchiamo di riprendere proprio gli ingredienti che consiglia Chef Ferio. Quindi i datterini, perché sono dolci, evidentemente ben si adattano agli spicchi di carciofi. Allora, non dimenticate il peperoncino e anche un po' di pepe inserito. Sì, sì, la ricetta originale porta il pepe, il peperoncino, gli diamo quella marcia in più. Pepe e peperoncino? Yes. Guarda, a tre quarti cottura dei carciofi inseriamo i pomodorini in modo da non farli sfaldare. La cottura è costante e medio elevata? Sì, 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 a fuoco moderato. Vieni. Cos'è che mi piacciono? Che cosa? Mi hai chiesto? Non lo so. Pensavo che mi avessi chiesto di piacciono i carciofini. No? Ti piace mangiare? Sì, mi piace. Perfetto, mangiare. Ti avevo chiesto se piace mangiare. Mi piace mangiare bene, di qualità, la qualità che trovate tutti i giorni qui grazie ai prodotti di MD, e mi piace poi la qualità di Chef Ferio. Tra l'altro il suo ristorante Mangiando sul Serio, che si trova a Nola, prepara dei piatti appetitosi, gustosi, e poi appunto il nome di questo ristorante Sul Serio la dice proprio lunga. Aggiungo proprio un po' d'acqua di cottura, guarda. Si mangia sul serio. Si mangia non sul per finta. Serio, sul serio. Non come a casa di Mariù. Non è vero. No, si mangia sul serio. Abbiamo aggiunto un po' di acqua di cottura. Poco. Lo ha detto Chef. Guarda che bel colore. Mi piace questo colore vivace, ecco, questa brillantezza del rosso, no? Bello. Che rende vivido ancora di più il carciofi. Più vivo il piatto con i carciofi. Che di solito è triste, piatto. È un po' cupo il carciofo. Solo i carciofi. Perciò forse non a tutti piacciono i carciofi, se non nella variante arrostita, sai, che è un po' sfiziosetta. Quelli là non fanno testo. Quelli là. Anche quelle dorate e fritte. A me piacciono, i carciofi con le patate come le fa mamma. E perdonami, Chef Ferio. La parmigiana di carciofi. No, mi piacciono proprio i carciofi con le patate. Allora, se mi fai avere la ricetta, la proponiamo. Va bene, potete proporre anche voi. Dicendo, logicamente, che è una ricetta di mamma. Questa è un'idea che... ecco, in questo momento sta maturando. Possiamo utilizzare il vostro piatto o la vostra ricetta oggi con i carciofi. Quindi voi come preparate i carciofi? Così con le patate? Oppure, come hai detto tu, in dorate e fritte? Oppure con l'uovo? Oppure solo arrostite? Assaggio, guarda. Assaggia, vai sulla nostra pagina Facebook di Mattina 9 e dici la tua ricetta con i carciofi. Poi magari la possiamo proporre al Chef Ferio, bravo, quella che Chef Ferio può scegliere, magari la scegli tu, e vi facciamo e ve o la postiamo dicendo il nome ovviamente del proprietario della ricetta. Brava. Ok? Loro propongono. Proviamo. E diciamo chi l'ha proposta, dai. Perfetto. Facciamo una nuova rubrica. L'abbiamo fatta e te o no? L'abbiamo fatta noi, sì. Dobbiamo avere l'approvazione da Vittorio Marotta, caporedattore. Allora,
bando alle ciance, ripercorriamo la ricetta, facile da preparare. Gli ingredienti sono quelli di MD, abbiamo utilizzato un tipo di pasta integrale della linea bio, comperato appunto al supermercato di MD. Abbiamo soffritto leggermente un po' di peperoncino sfaldato con un po' di aglio, dopo aver leggermente rosolato l'aglio vi abbiamo inserito gli spicchi di aglio surgelati, appositamente comperati. Potete scegliere anche quelli là freschi e quindi la cottura non cambia tantissimo, vero Cefferio? No. Ci aiutiamo con l'acqua di cottura della pasta, perché la pasta richiede una cottura un po' più lunghetta, e poi successivamente vi inseriamo, altrimenti mi dimentico Cefferio. Sì. Inseriamo i datterini, i pomodorini, per attenzione a far sì che sia gli spicchi di carciofi che i datterini siano interi. Quindi brava, non facciamo quelle pastocche, no, non è richiesto. Passone, no. In questo caso non è richiesto. E poi successivamente gli inseriamo un po' di pepe, l'abbiamo inserito già prima. Ancora un po'. Ancora. E poi del prezzemolo. Ok, chef, cosa volevi aggiungere? Che... Stavo dicendo che ho scolato tutta la pasta, ho parecchie prenotazioni. Prenotazioni? Sì, parecchie prenotate con questa ricetta di oggi. Io? Posso... Tu sei la prima, oggi, per e cui... oggi rimani qui con me, Claudio, saluta da solo, okay, dai. Allora, dobbiamo promesso? Chiedere... Se la regia mi dà il consenso... Sì, sì, già ho parlato io prima. Perfetto, io saluto... Tu oggi rimani qui con me, Claudio, fai saluto da solo. Quindi Claudio, lascerò a te per i saluti, io resto stavolta ad assaggiare questa deliziosissima ricetta. Se vi è piaciuta ce la fate sapere sulla nostra pagina di Facebook di Mattina 9. Se non avete ancora messo un like, mi raccomando, fatelo, e potete anche salutarci, Mariu vi risponde, sì, proprio io personalmente vado su Mattina 9 e saluto. Abbiamo inserito anche un poco di formaggio, mi sembra una bambina contenta che resta qui ad assaggiare adesso il piatto di Cefferio. Ti ho fatto felice, ti ho fatto questa sorpresa, sì, già perché... avevo parlato io. Sono stata raccomandata questa volta. Guarda, impiattiamo. Facciamo un piatto abbondante. Claudio, non vuole. Lascerò un po' anche a te, non ti preoccupare. Gli hanno staccato il microfono. Sì, infatti sta parlando e dice Mariu, lasciami. Perché ogni volta che vado lì dice Mariu, ma... E io dico, va bene Claudio, assaggerai anche tu. Ma il tempo che tu vedi là scompare tutto, lo sai. Ma perché questa cosa? Guarda, la foglia di prezzemolo. Perché piace tanto la tua cucina. Quindi piacerà sicuramente a voi, a Mangiando sul Serio, che si trova a Nola. Andate, ancora formaggio, pioggia di formaggio. Filino d'olio a crudo. Guarda che bel... E la dieta è solo un eufemismo. Guarda, con solo due ingredienti. E la dieta è un eufemismo se abbiamo utilizzato la pasta integrale, perché c'è tutto il resto, però... Ho risparmiato il burro. Ci avviciniamo al concetto. Ciao, a domani. Ciao. Resta qui, mangia Io mangia assaggio. Tu. Ciao. Grazie. Claudio, ciao. Grazie, ciao Claudio, a te per i saluti.